New York, LA, Chicago, then Houston. Our city population area that we cover, the Center for Houston's Future, is actually a regional organization, so we're the region's. The Center for Houston's Future, we are the region's think tank, and we work in three areas: leadership, research, and solutions. The leadership area is very important because we know our most valuable resource is human capital, and we want to make sure that when we have leadership on an issue, on a problem, we have everybody at the table, that we bring everyone to present their opinions, their ideas, as we plan for the future. So we conduct leadership training throughout the year, and we bring various leaders from throughout the region together to work together. So we want to make sure that the region, in our Houston region, is competitive and sustainable. So issues like healthcare, education, the environment, that might be air quality, water quality, parks, all of those things that make up quality of life and quality of place, creating solutions and creating programs to address the problems, improving the quality of that education. So those are the areas that we work in. E questo è quello di cui noi vogliamo parlare, vogliamo affrontarne su tutti i mondi, ripeto, non solo dell'economia, ma anche sul mondo della cultura, sul mondo del welfare, sul mondo dell'ambiente. Oggi abbiamo presentato Future Forum 2014, non la vogliamo chiamare la seconda edizione dopo il successo di quello scorso anno, ma siccome Be New è il claim di Future Forum, dobbiamo essere nuovi anche nel riproporre l'edizione che riguarderà i temi dell'economia, i temi del welfare, i temi della sostenibilità, i temi dello svuotamento delle città e tutto quello che andremo ad approfondire per il 2014. Ma lo facciamo oltre che con gli stakeholder, associazioni di categoria, associazioni diciamo di natura culturale, amministrazione comunale di Udine, università, centri di ricerca, lo facciamo anche con dei punti di riferimento che saranno i nostri partner nel 2014, che sono l'OCSE, che sono l'Institute for the Future di Copenaghen e da quest'anno novità il Houston Center for the Future. Ecco, questo è importante, questa relazione con istituti, con organizzazioni che sono di carattere internazionale, perché le tematiche che riguardano la programmazione, che riguardano l'individuazione di nuovi scenari, che riguardano il futuro, devono chiaramente uscire dal locale e essere contestualizzati con quello che succede intorno al mondo, intorno a noi. Per quello che riguarda l'impostazione del lavoro del prossimo anno, si costituisce di workshop, incontri, lezioni che le stesse associazioni di categoria ci hanno sollecitato per affrontare temi di interesse o necessari per le imprese. La comunicazione è parte del progetto, non è il rappresentarsi, non è un obiettivo che costruisce reputazione. La comunicazione, soprattutto in progetti come questo, che hanno un obiettivo di promozione di una cultura dell'innovazione presso la comunità, presso l'intero sistema, è parte del progetto stesso. Tutti coloro che non vengono raggiunti direttamente, che non partecipano direttamente alle attività, entrano in rapporto con questo programma attraverso il racconto e la diffusione ulteriore che questo programma fa di se stesso attraverso gli strumenti che sono i social, che sono la comunicazione immateriale, ma anche quella invece stampa e televisiva. Per noi la comunicazione quindi è uno degli obiettivi del programma.